Si procede in modo spedito verso la costituzione dei partenariati locali per il progetto integrato rurale del Parco del Cilento e Vallo di Diano. Sabato scorso la sigla dell'accordo di programma, tra una settimana gli accordi di partenariato. Il partenariato sarà concluso appunto con le firme dei sindaci entro il giorno 23 ottobre, dopodiché si entra nel vivo del problema. Credo che questa dovrà essere necessariamente un'ottima occasione di sviluppo per il territorio, una condizione integrata con appunto il PIRA, progetto integrato, della costa, il mare praticamente, delle zone interne del territorio, perché il Parco Nazionale del Cilento possa essere un'unica risorsa di sviluppo e di progresso per questo territorio. Credo che sia un'occasione importante, per certi versi anche irripetibile, almeno per questo scorcio di tempo fino al 2013. Irripetibile è anche una delle ultime azioni di finanziamenti così consistenti, provvidenze finanziarie consistenti che arrivano sul territorio dall'Unione Europea. Ma di fatto la novità, per così dire, 2007-2013, insomma, rappresenta una delle ultime occasioni, insomma, veramente questo è l'inizio di un'unica occasione che però dopo il 2013 non sappiamo che cosa succede, per cui è importante essere uniti adesso sinergicamente e approfittare della circostanza. Quale potrebbe essere a suo avviso un progetto di sviluppo integrato rurale del territorio, al limite una tematica? Ma secondo me noi l'abbiamo già scelto come parco, abbiamo fatto ambiente, turismo e territorio, questa è la grande tematica, insomma, che credo ci interessi più da vicino, il territorio come difesa appunto dalle calamità, come difesa della sua struttura, dell'ecosistema, e il turismo che rappresenta un'importante risorsa sicuramente di sviluppo, perché ne abbiamo le potenzialità con il mare, la montagna, e l'ambiente che credo con i tempi che corrono diventa sempre più attuale, diventa sempre più un bene importante primario da difendere a tutti i costi.